viaggiatori che si inventano delle città per vivere. Signori fanno grandi affari rivendendo fuori le loro anime. Gente che almeno sette vite, neanche fosse dinamite, le fa esplodere. A noi che di vita ne abbiamo una sola, e abbiamo da sempre la stessa persona. E stiamo in silenzio per non disturbare, siamo gente che va sempre a finir male. Noi che veniamo da molto lontano, noi vecchi bambini che altro non siamo, che ci hanno dannati eppure ridiamo. Maledizione, è vero, noi siamo romantici. Siamo romantici, romantici. Il mondo è pieno di pirati, giorni lunghi e disperati che uccidono. E tutti vengono e vanno, chiudi gli occhi e passa un anno come un fulmine. C'è tanta gente che sta in crisi di sorrisi e proprio non sa che farsene. Altri che hanno tanti amori, che ci fanno mille canzoni e non le cantano. Ma noi che di vita ne abbiamo una sola, e abbiamo da sempre la stessa persona. Ci credono pochi e siamo milioni, eppure ci capita di stare soli. Siamo noi quelli di tanta buona tristezza, che fanno sempre un po' di tenerezza. Noi bravi ragazzi e noi commedianti, ci portini al diavolo a tutti quanti, a noi romantici. Noi romantici. Buonasera a tutti, buonasera carissimi amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Romantici. Grazie, grazie come sempre di ospitarci nelle vostre case, una nuova puntata questa del nostro format offerto dalla New Star SRL di Perugia, Romantici, quindi un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con molto affetto e molta stima, quindi vado a salutare tutte le persone che in questo istante sono collegate con noi. Voi sapete che durante la nostra diretta televisiva viene data la possibilità di giocare in diretta con noi, quindi voi sapete che appunto Romantici è offerto dalla New Star, uno studio professionale di interpretazione di tarocchi, dove viene data la possibilità di giocare in diretta televisiva con noi e di vincere 10 minuti in omaggio, quindi 10 minuti per poi parlare con le mie collaboratrici, con le mie cartomanti. Quindi per giocare in diretta televisiva con noi, il numero lo vedete in sovraimpressione, 075 584 9842. Voi sapete che il gioco è molto semplice, si tratta di tre arcani dei tarocchi, quindi la regia adesso ci farà vedere anche il nostro gioco, lo facciamo vedere per le persone che ci seguono per la prima volta, che ci stanno appunto, si sono sintonizzate ora, quindi molti di voi già lo conoscono. Il gioco è molto semplice, quindi si tratta solo di fortuna, il gioco lo facciamo vedere, regia, se ci riusciamo, e praticamente sono, eccole qui, tre carte, voilà, grande Michele con una nuova grafica, quindi all'interno di queste tre carte, dietro di queste tre carte si cela la ruota fortuna, quindi chi riesce a indovinare dove si trova appunto la nostra ruota fortuna vince 10 minuti in omaggio per giocare poi con, per parlare poi con le mie collaboratrici. Allora, questa è una puntata un po' diversa, una puntata dove si parlerà di tarocchi, della storia dei tarocchi, e chi mi farà delle domande, la nostra ospite, la nostra comunque Miss Linda, che questa sera è con noi. Buonasera zia Linda. Ciao, buonasera. Ciao Dani, buonasera a tutto il nostro pubblico, buonasera e grazie di seguirci sempre tanto numerosi. Io questa sera, come vedete, sono già accomodata, di solito mi presento e arrivo, questa sera sono contenta di essere già seduta. Come è andata la settimana, zia Linda? È andata benissimo la settimana, con tutti i miei impegni sono sempre un po' presa, però diciamo che riesco a combinare il le trasloco, mie situazioni. Come va il trasloco? Il tuo trasloco va benissimo. Saluto la Livia. Saluto la Livia. Ok, chi è Livia? È mia suocera che mi ha telefonato. Ricordiamolo. Ci siamo sentiti oggi che mi fa, ma perché lei
Io sono, sai, sono 19 anni che sono convivo e abbiamo già cambiato casa, credo, 5 volte, no? Era preoccupata perché la settimana prima mi ha sentito parlare di trasloco, è il suo trasloco, ecco, non il mio. Io gli ho dato una piccola mano. Mi sta aiutando al mio trasloco. Ecco, comunque, grazie. Allora, come hai detto tu, questa sera parleremo del tuo lavoro. Del mio lavoro, quella che è l'interpretazione dei tarocchi. Molti di voi comunque ci hanno inviato delle mail, chi segue anche le mie dirette di interpretazione dei tarocchi, a volte parlo un po' di questa arte divinatoria, così tanto amata, tanto comunque messa anche in discussione, zia Linda. E questa sera parleremo proprio della storia, delle origini, parleremo di alcuni arcani, la differenza tra un mazzo di tarocchi e l'altro, quindi sarà un percorso soft insieme Bene. Ai tarocchi. Io volevo già iniziare a farti una domanda, certo. Dato che tu hai parlato di fortuna per quanto riguarda, ricordiamo sempre alle persone di formulare il numero per vincere 10 minuti per parlare con le sue meravigliose interprete dei tarocchi. Tu credi alla fortuna? Credo nella fortuna. Questo mi prendi un po'. Mi prendo la sprovvista. Allora, io credo sì che ci sono comunque, come ho spiegato varie volte, che ci sono nel nostro destino delle tappe già prestabilite in qualche modo. Questo anche l'astrologia ce lo insegna, no? Come dico spesso, la nostra data di nascita è un po' un codice, la nostra carta d'identità. Credo che ci sono comunque delle tappe importanti nel nostro destino, quindi la fortuna secondo me esiste, però io credo molto anche nel libero arbitrio. Credo anche nel libero arbitrio, quindi a volte la fortuna, tra virgolette, ce la creiamo anche un po' noi. Bravo, stessi. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Sì. Ti ho fatto questa domanda, gli ho fatto, caro pubblico, questa domanda così che mi è venuta spontanea come prima domanda, perché? Perché io questa sera, tesoro, tu sai che io gioco all'otto, no? Io questa sera, lo devo dire, ho perso una quaterna, ho perso una quaterna, i numeri sono scritti, posso anche dire che i numeri sono stati regalati ieri pomeriggio in televisione, non diciamo niente, da un signore che io lo reputo veramente un signore. Allora, vederli uscire tutti e quattro, no? Tutti e quattro, uh-huh. Sulla ruota di Napoli, posso anche dirlo, sì. Mi ha preso un colpo, avrei risolto tutti i miei problemi. Va bene, dai, allora, come dici tu, c'è la salute, c'è tutto. Libero no? arbitrio, e libero questo arbitrio. Mi stavo legando, non ho giocato, ecco perché la fortuna, non sono stata fortunata. Libero, brava, ecco. E lì entra il discorso del libero arbitrio. Ecco. Iniziamo un po' con appunto con il percorso dei tarocchi, sì. No? Quindi iniziamo un po' con la storia. La storia dei tarocchi, me la racconti? Con la storia dei tarocchi. Intanto allora, ricordiamo alle persone che quando vogliono possono interromperci, sì, sì. Per quanto riguarda il gioco. Il gioco, ma anche per farmi delle domande indirette, bravo, inerenti, sì. Proprio ai tarocchi, quindi se ci sono delle domande che il pubblico da casa vuole farmi sui tarocchi, sulla storia, anche delle curiosità sui tarocchi, noi siamo qui a vostra disposizione. Posso chiedere un'altra cosa? Perché sì. Noi siamo live, siamo in diretta, per cui non ci prepariamo nessuna scaletta, noi andiamo. Posso chiederti, ogni settimana abbiamo un ospite, no? Dove gli viene fatta una lettura. Posso approfittarne io oggi? Questa sera? Dai, se abbiamo tempo, sì, non abbiamo programmato, ok, dai, ecco, perché no? Ecco, grazie. Allora, iniziamo un po' con quella che è la storia dei simboli. Allora, zia Linda, ci sono varie scuole di pensiero, no? Voi sapete che i simboli dei tarocchi provengono dall'antichità, c'è una scuola di pensiero, comunque le prime tracce dei simboli dei tarocchi sono state trovate nell'antico Egitto. Sì. Nell'antico Egitto, nella piramide, diciamo, del dio Thoth. Dio Thoth era un dio egiziano, rappresentato appunto da la forma di uccello, l'ibis, che è un uccello che vola sulle rive del Nilo. Nilo, sì. E voi sapete che esiste un libro di Thoth, dove ci sono, i libri sono precisamente 42 o 45, adesso non ricordo bene, e dove ci sono celati i segreti un po' del destino del nostro pianeta. E le prime raffigurazioni, i primi simboli similari a quelli appunto dei tarocchi sono stati trovati, secondo alcune scuole di pensiero, nell'antico Egitto. Nell'antico Egitto, quindi fanno parte appunto del libro di Thoth.
L'hai letto il libro di Tot? Allora, il libro di Tot io personalmente non l'ho letto, ho letto delle cose inerente proprio ai simboli dei tarocchi, quindi al ritrovamento di alcune, perché venivano rappresentate su delle tavole, alcune simbologie venivano rappresentate su delle tavole di legno, addirittura all'inizio di pietra, quindi erano rappresentate su delle pietre. In Italia e in Europa, diciamo i primi tarocchi sono pervenuti nel 1430. Bene. Quindi i primi mazzi di tarocchi, le prime raffigurazioni, i primi simboli, adesso la regia ce lo farà vedere, erano dei simboli, appunto, delle carte che venivano utilizzate da famiglie nobili, in particolare i Visconti e Sforza, la famiglia dei nobili Visconti e Sforza, che fatto, eccole qui, questo è uno dei mazzi, se non il mazzo, questo è l'Arcano del Sole, è uno dei mazzi più antichi che sono stati ritrovati, quindi che hanno fatto fare proprio queste famiglie nobili Visconti e Sforza, che li utilizzavano nei salotti come carte da gioco, di intrattenimento. Quindi venivano utilizzate in questa modalità anche per intrattenere, i nobili si intrattenevano tramite questo gioco. All'epoca non c'era la televisione e non c'eri tu. Quindi è quello che abbiamo visto, l'Arcano del Sole fa parte appunto di questi tarocchi molto preziosi, tra l'altro, che si ritrovano, sono stati trovati comunque, gli originali si trovano nel Museo dei Tarocchi che si trova a Bologna, che a Bologna c'è un museo dei tarocchi, e ci sono comunque le tavole originali di questi tarocchi. Io ascoltandoti sono talmente convinta che un'ora è talmente poca, per diciamo, vi stiamo dando un'infarinatura, certo, per quanto riguarda... parliamo un po' di quella che è la simbologia. Anche della tua esperienza. Certo, quella che è il mio percorso di studio insieme ai tarocchi. Poi ci sono scuole di pensiero, voi sapete che i tarocchi sono suddivisi, il mazzo di tarocchi intero sono 78 carte, sono suddivisi in arcani maggiori, quindi che sono 22 arcani maggiori e 56 arcani inferiori. Quanti mazzi esistono? Tantissimi mazzi, sono stati fatti poi nel corso dei secoli, degli anni, ci sono state tante personalità, tanti artisti che hanno dedicato lo studio ai simboli e anche molti pittori hanno rappresentato comunque i tarocchi, delle tavole raffigurate comunque in pittura e quindi ci sono tanti mazzi di tarocchi e ci sono delle scuole di pensiero, quindi come dicevo sono suddivisi in arcani maggiori e in arcani inferiori, quelli più utilizzati sono i 22 arcani maggiori, chiamate un po' le 22 porte dell'anima, come le ho ribattezzate io in qualche modo. E quindi i 22 arcani maggiori sono delle figure singolari, quindi delle figure partono dallo zero fino appunto all'arcano del matto per finire poi all'arcano del mondo, l'arcano del mondo tanto amato che rappresenta la totalità, e poi ci sono gli arcani inferiori che sono 56 che sono rappresentati dai semi coppe, spade, bastoni, denari perdonami, io sono quelle le carte che conosco. Non volevo farti confusione. E c'è anche una corrispondenza dei 22 arcani maggiori, quindi per alcuni studiosi, con le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. Ah, ho capito. Quindi i 22 arcani maggiori c'è anche una corrispondenza, un connubio con le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. Che meraviglia, guarda, c'è una telefonata. Abbiamo una chiamata, dai, pronto? Vediamo chi è in diretta con noi. Pronto? Pronto, ciao Daniel, ciao Linda. Ciao cara, come ti chiami, da dove Luciana, chiami? Ci siamo già sentiti 2 settimane fa. Mi fa piacere. E ieri sera ho parlato anche con Daniel. Ah, bene. Però mi è caduta la linea. Comunque sono riuscita a parlare con te con quelle carte nuove mi hai fatto ieri sera. Sì, sì. Sono stata la prima. Bene, adesso vediamo, tu senz'altro hai